Ultimo giorno qui a Firenze, Fortezza d'Abbasso, Didatta Italia 2024. Siamo con Alessia Rosa, prima ricercatrice in Dire. Parliamo di scuola, tecnica della scuola, non può fare altrimenti, nella fascia iniziale 0-6 anni. E voi state lavorando, Alessia Rosa in particolare, su un progetto che riguarda la continuità e tutto quello che è l'apprendimento socio-relazionale in questa fascia d'età, e anche perché soprattutto è stato scientificamente dimostrato che gli aspetti socio-relazionali influiscono in maniera importante sui metodi e sugli approcci di apprendimento nelle fasce d'età successive. Ci racconta la vostra esperienza, il vostro esperimento e come sta procedendo e se trovate accoglimento da parte delle scuole. Sì, grazie dell'occasione. Il decreto del 2017 chiede, nel rispetto delle peculiarità che erano dello 03 e del 36, di trovare spazi nuovi e realmente fattivi di continuità. Diventa un elemento importante anche per quello sviluppo di competenze socio-relazionali che la letteratura ci dice se vengono acquisite entro il quinto anno di vita hanno l'opportunità e la possibilità di sostenere le competenze dei ragazzi fino alla scuola secondaria. È quindi importante svilupparle in età precoce. Il sistema integrato 06 è di fatto la prima polis che i bambini vivono, è il primo contesto sociale dopo i caregiver primari che sono appunto la famiglia. È all'interno di questo contesto che insegnanti ed educatrici hanno l'opportunità di organizzare lo spazio affinché le attività progettate, la progettazione per lo sviluppo di competenze socio-relazionali trovi efficacia e trovi effettiva condivisione nel quotidiano che diventa attività di lavoro insieme, ma anche l'opportunità di stare da soli. Uno dei diritti dei bambini è il diritto all'ozio, oltre che al diritto a stare insieme, e quindi in questo alternarsi fra gruppo e singolo che è possibile costruire percorsi che sostengono il pensiero socio-relazionali e le competenze, scusate, socio-relazionali. E perché no, anche tutto il pensiero critico e creativo, altro elemento che ha importanti ripercussioni nei livelli scolastici successivi, no? Le competenze creative intese come la capacità di guardare al reale da prospettive differenti. Sì, proprio questo credo che sia fondamentale. Prospettive differenti, bambini di un anno, anche meno, che si relazionano con bambini di 5-6 anni, con i più grandi che fanno anche, se vogliamo, da chioccia ai più piccolini, vero? È una nuova visione della cura e del prendersi cura. La cura che diventa quella di educatrice e insegnanti verso i bambini, ma è anche la cura vicendevole, il prendersi cura l'uno dell'altro, l'accompagnarsi. Anche queste diventano competenze affettive importanti, soprattutto in un contesto socioculturale in cui le famiglie sono sempre più ridotte. Allora scuola e servizi per la prima infanzia diventano anche uno spazio in cui imparo a prendermi cura dell'altro, ma imparo anche a prendermi cura dello spazio comune, imparo a prendermi cura di quella che da grande sarà il mio essere cittadino. Inizio a essere cittadino da piccolissimo all'interno dello 06. Ok, i benefici sono oggettivamente notevoli. Cosa possono e devono fare le scuole che volessero aderire a questo genere di progetti? Ricordiamo, parliamo anche di scuole non necessariamente statali, perché nel caso della scuola dell'infanzia sappiamo che la grande maggioranza, sia nei piccoli ma nei grandi centri, è costituita da scuole comunali. Cosa devono fare per aderire a questi progetti? Basterà entrare nel sito di Indire, tutti i progetti sono presentati, ci possono scrivere. Per noi è fondamentale e importante in primis conoscerle,
se c'è un limite che tante volte le scuole dell'infanzia e i nidi hanno avuto, è quello di non farsi conoscere adeguatamente e di non potenziare e far conoscere all'esterno quello che è il grande potenziale educativo di questo preciso sistema scolastico educativo. Quindi sul sito di Indire si possono trovare tutti i riferimenti, è importante diventare gruppo comune che lavora nell'intento di conoscersi reciprocamente. Bene, con queste indicazioni pratiche lasciamo Alessia Rosa, prima ricercatrice Indire, e pensiamo di aver fornito un altro piccolo contributo ai nostri spettatori e a chi segue la tecnica della scuola.